Autobus a Varese, direi che vista l'accoglienza di oggi pomeriggio e di stasera è una cosa fatta. Oggi c'erano tanti genitori di ragazzi autistici, tante persone, stasera ci sono tanti imprenditori interessati a capire di più, sicuramente Tea, come dire, ha deciso di investire nell'inclusione sociale e nel lavoro delle persone autistiche e questa è sicuramente una garanzia di successo. L'idea è quella di fare il pizza autobus, di portarlo qua a Varese, ne faremo uno per ogni provincia lombarda e qui a Varese dovremo poi selezionare un'associazione partner che lo gestirà sul territorio con i ragazzi autistici di Varese. Tenete presente che ogni track food può dare lavoro minimo a 5 ragazzi autistici. Vuol dire cambiare la vita a 5 ragazzi, a 5 famiglie, ma poi il track food può essere prodromo per l'apertura di un ristorante e quindi i numeri possono diventare ancora più importanti. Il track food può andare nelle scuole e quindi lavorare sulla sensibilizzazione degli studenti, creare una cultura diversa. Può andare nelle aziende e far vedere alle aziende che le persone autistiche possono lavorare. Voi tenete presente questa cosa che io dico spesso e dirò anche questa sera. Purtroppo in Italia, malgrado ci sia una legge straordinaria che dice alle aziende che devono assumere una persona disabile ogni 15 dipendenti, sono ancora troppe, troppissime le aziende che invece pagano una multa, monetizzano la loro mancata assunzione. Noi speriamo che il Pizza Autobus e che Pizza Out faccia cultura anche in questo. Si può investire sulle persone con disabilità. Ce lo ha detto anche Sua Santità Papa Francesco quando siamo andati a cucinare per lui a Roma. Se lo dice il Papa, io insomma lo ascolterei. Ecco, avete l'idea che questa esperienza può davvero diventare un modello, non solo nel privato, ma anche per il pubblico per prendere decisioni giuste? Allora, Pizza Out è un'esperienza privata. Nasce da un genitore e si muove nell'alveo del privato. I ristoranti sono gestiti da privati e Pizza Out non ha contributi pubblici. Noi non abbiamo un centesimo pubblico. E io ci terrei a mantenere questa caratteristica. Se il pubblico ha dei soldi da spendere sull'autismo, come io mi auguro, lo spende gli insegnanti di sostegno che arrivano a novembre. Lo spende gli insegnanti di sostegno che a novembre quando arrivano spesso non sono qualificati. Lo spende gli educatori che quando accompagnano i nostri figli ce n'è bisogno per 12 ore, per 15 ore alla settimana e arriva per 3 o per 5. Lo spende in terapie. Troppo spesso le famiglie fanno i debiti per pagare terapie che lo Stato non passa. Lo spenda in presa in carico precoce dei bambini. Prima vengono presi in carico e maggiori caratteristiche positive possono sviluppare. Ecco, se lo Stato ha dei soldi da spendere sull'autismo, non li spende in Pizza Out, li spende in servizi. Sul suo grembiule c'è scritto vietato calpestare i sogni, ed è il titolo anche del libro. Quanto sono ancora lunghi questi sogni? Allora, quando io mi guardo indietro, penso che abbiamo fatto un sacco di cose. Poi mi guardo avanti e mi accorgo che abbiamo fatto piccoli passi. Ancora oggi, lo dicevo prima, gli insegnanti di sostegno non ci sono, siamo a novembre. E molti bambini e molti ragazzi con disabilità, non solo autistici, sono a scuola con un insegnante di sostegno provvisorio, se c'è, magari cambia fra 2 mesi. Ancora molte famiglie sono in estrema difficoltà perché magari la diagnosi del bambino è arrivata a 2 anni e la presa in carico è arrivata a 4. Quindi se mi guardo indietro penso che abbiamo fatto tanto. Poi mi guardo in avanti e penso che è ancora moltissimo, 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 moltissimo quello da fare. Abbiamo fatto solo pochi chilometri, che non è male, ma davanti ci sono davvero migliaia di chilometri da percorrere.